Ed ora sul ghiaccio la coppia che nello short program ha ottenuto la 14ª posizione, Maria Paliakova, Nikita Botkov, la coppia rappresentante la Bielorussia, ieri ha avuto un punteggio totale di 37-06 con 20 per il tecnico Elevens e 17-06 per quello che riguarda i program components. 20 anni Maria, 21 Nikita. Hanno scelto la musica del film Burlesque. Doppio flip, voleva essere una sequenza, doppio flip, saltello, doppio loop, c'è stato un po' di pasticcio in mezzo e quindi sicuramente una penalità da parte dei giudici. Bel triplo twist, soprattutto in fase di salita, poi la ripresa non era eccezionale, però in fase di salita pregevole. Ai, caduta sul triplo salto flanciato. Un po' di problemi sul sollevamento del cambio di posizione. Caduta sul triplo loop. Thank you.
Maria Pagliacova, Nikita Botkov, tanti problemi difficile, per loro, no? Difficile, sì, veramente difficile. Sono stati bravi a tirare sugli ultimi due sollevamenti, infine, ma che fatica. Poi si grande poteva fatica, percepire brava, anche da fuori. Ma no? Perché quando ho guardato il tempo e c'erano già state due cadute, erano a metà esercizio, erano passati sì un po' 2 minuti e 20, per cui ho detto ci vuole il coraggio, la forza ovviamente per andare avanti sapendo che hai compromesso il tuo esercizio. Sì, devo dire che io dubito che questi ragazzi anche in allenamento facciano mai un libero privo di errori, no? Cioè sei abituato anche in allenamento di solito magari a andare incontro a un errore e poi superarlo e andare avanti nell'esecuzione del tuo programma, per cui sei più abituato a reagire e andare avanti lo stesso, perché soprattutto a questo livello iniziale l'errore ci sta, è sempre dietro l'angolo. Insomma, è molto difficile come disciplina, sembra facile ma non è per niente facile. Non lo è per niente, anche perché ovviamente tra l'altro devi anche avere una grande sintonia col patti, devi fidare, che è la prima cosa che dicono tutte le pattinatrici, sì. E ci vuole una grandissima fiducia nel partner, perché ti prende, ti lancia e non è così semplice. No, infatti. Ti prende, ti lancia, ti solleva, ti riprende, si spera. Perché quando ti riprende, si spera, è bellissimo. Esatto. Quando fai il twist, insomma, tu vieni lanciato, scaraventato per aria e in una frazione di secondo gli fai 3 giri sopra il naso, a volte anche sul naso, e il tuo partner deve riprenderti in qualche modo, quindi deve essere rapido, veloce, pronto a tutto, insomma ci vuole molta fiducia, feeling nel proprio partner. E lo stiamo vedendo, insomma, quanto tu spieghi, poi guardando proprio tutte queste posizioni, questi sollevamenti, insomma, si capisce la difficoltà. Sì, pensa qui, ecco, proprio il gioco di equilibri, no? Se pendi un attimino più in avanti, un po' più indietro, ecco che subito l'equilibrio viene a mancare, quindi il sollevamento scende. Allora andiamo a vedere il punteggio, questa coppia che esordisce come coppia all'europeo per la prima volta dunque insieme. Coppia rappresentante la Bielorussia. Il punteggio più alto in questo momento appartiene alla coppia bulgara. 33-31 il punteggio della coppia bulgara, è sempre più alto a livello tecnico anche per quanto riguarda i component. 34-76, 2 punti di detrazione, 66-07 sono il terzo libero visto fino a questo momento, e il secondo libero, scusate, visto fino a questo momento, e il loro punteggio totale è di 103-13. Ed è il momento del warm-up che vedrà subito anche la nostra coppia azzurra. Intanto questa è la situazione, Elisaveta Makarova e Erika Giarte con 115-96, poi vedete la coppia della Bielorussia in seconda posizione e poi la coppia polacca, che ci è sembrata proprio quella ancora più diciamo immatura come coppia da vedere sul ghiaccio.